Eh sì, a Beirut dove farà sicuramente molto caldo. Dottor Manuel Trollpick, punto esclamativo manuale. Allora puoi fare anche Lux AD a sto punto. Però, ma ok, è una cosa, ha una particolarità. Intanto stai giocando contro quindi Ignite Exhaust. Interessante. E press di attack, livello 236. Nocturne Conqueror non mi fa impazzire. Jace e lei, minchia, Jace mid. Mauri sei tu? Mauri sei tu? Cosa vuol dire Lucian di prima? Ero io Lucian. Il comando principale non lo so, non lo uso. Gioco soltanto su questi account qua, mi diverto a fare cazzate. Aspettiamo. Solo al Cairo ho visto 42-6. Al Cairo e a Bologna. Sì, perché work Maokai AD? Grazie FM Lazy Hazy, grazie mille dell'host e benvenuti ragazzi. Ma non è rimasto con gli item vecchi? Ma come? Siete sicuri? Poi sentirò codice cosa dice. Comunque non è vero. Queste attese infinite sono derivate dal fatto che a questo elo la gente gioca 15 FPS e il PC gli macina con c'hanno i criceti e i mattoni dentro. Ma ok, di funziona intanto perché cioè, funziona un parolone, ecco. Funziona un parolone, ragazzi, ricordiamo sempre che sono dei troll pick. Funziona, tra milioni di virgolette. Perché di base ha un'attack speed molto alta, Maokai. Guardate, 0,87. Non sono tanti i champion che poi che startano con un attack speed del genere. Minchia, contro Quinn forse mi converrebbe andare di Doran Shield, voglio andare cazzo duro corrupting. Quindi attack speed alta, poi vabbè c'è la passiva che recupera vita, quello non c'entra nulla. Secondo me una cosa che funziona di Maokai è semplicemente il fatto che ha un gap closer molto facile da usare, che è la W2, e clicchi sul nemico, diventi intargettabile, gli vai addosso. E poi puoi iniziare a riempirlo di mazzate e alternarci anche la Q che è un bel knock-up, piccolino, però insomma. Specialmente Maokai AD funziona perché è ignorante. Attack speed abbastanza alta, può lanciarsi facilmente sul nemico. Perfetto. Può lanciarsi facilmente sul nemico e basta, e tira delle belle mazzate. Forse di AD base pure non ne ha poca. Il signore cosa fa? Niente, è venuto a dare un'occhiata. Ha detto, uè, why you? Salti what I expected. Meno male. Penso non fosse stato così. Grace per qualche motivo sta startando qua. Oddio, non lo so perché Quinn è qua, quindi boh. Ah, Quinn mi vuole pushare. Guardate che attack speed alta c'ha Maokai livello 1. Cioè, no, è altissima sta attack speed se ci pensate, eh. Penso che quello sia il motivo principale per il quale può funzionare vagamente. Minchia, ha preso tutti i minion. È Smurf o è Smart? O è Slurf? Sarà Slurf? Bello, che ogni volta troviamo un modo diverso per chiamare lo Smurf. Comunque ci inventiamo sempre nuovi termini. Esatto. Ok. Non è né smart, ragazzi, mi sa. Né l'uno né l'altro. Peccato. Comunque sì, l'attack speed di Maokai è altissima. Forse questo è il principale motivo per il quale funziona così.
Bene, tra un milione di virgolette a dire. Perché comunque l'attack speed fa molto, eh. Maxiamo ovviamente la Q. Basta, già da Tafk. Ha perso. No, ok, è tornato. Che poi non sono ancora a DE, ricordiamocelo. Però per dire che... Ok, ora ci abbiamo la D. C'è la PlayStation webcam. Merda, è caduto tutto. Ora abbiamo la D. Grazie, Lollo Stallone finale per il Prime. E benvenuto a Verix Army. Ragazzi, se vi piace il Maokai AD, il tasto abbonati è qua sotto. Abbonatevi gratis con Amazon Prime, pagando 4,99. E via. Rune, eccole. Conqueror, lo gioco. E poi ho messo l'Ignite su di lei perché pensavo flashasse via, sai, l'ho messa sotto torre. No, è rimasta lì a prendere sulle sturrettate. Manco serviva l'Ignite. Ok. Round 2, Queen. Ci vediamo. Ecco qua. Una sturettata perché non può mai mancare. E via. Mi ero scordato di attivare il prime, ma visto che mi piace il Maoad lo rifaccio. Ecco qua. Grazie, Mazzo! Grazie, Mazzo, che gentilissimo. Grazie per il sub. Non felice che ti piaccia il Maokai AD. Cioè, guarda, ho già quasi uno d'attack speed, ragazzi. Non ho neanche un oggetto d'attack speed. Altri champion avrebbero 0-7, per dirvi. Attacca veloce, ha un ottimo wave clear, perché comunque la Q ha dei danni base alti. Oh no! Vabbè. Ah! Close. Cioè, close a sopravvivere per killare. Forse quelli... Minchia, penso di non avere l'Ignite. L'avrei killata e mi sarei salvato. Vabbè, lo stesso, va bene. Diamoci una goccia. Another blade stuck in my bark. Consiglia il Divine Sander, addirittura. An ally has been slain. An enemy has been slain. Vado di Stridebreaker, baby. Di che stiamo parlando? Eh sì, non ho considerato le summoner, ragazzi, se no mi salvavo. Ero convinto di non averci l'Ignite. Perché non porto anche Valor ed è stato creato da stessi creatori. A me non sembra lo stesso gioco. Cioè, stiamo parlando di un MOBA e di un FPS competitivo. Sono due stili completamente diversi, non vuol dire nulla. L'ho provato Valorant, però, cioè, è un FPS competitivo. A me non piace come stile di gioco. No, no, tesoro, stavolta... Radici di Maokai! Le radici di Maokai. Lo so che non fa più lo scatto, Stridebreaker. Ma alla fine il discorso era come per ieri nel game con Taric. Nel momento in cui arrivo sul nemico, se tiro lo Stridebreaker lo immobilizzo praticamente. Quindi... è tipo la W di Nasus. Quindi va bene lo stesso, tutto sommato. Poi comunque mi dà movement speed di base. Vedete, Fieri, che è poca. Sì, è poca. Però... alla fine... nel momento in cui io raggiungo Queen non c'è nessun modo in cui lei possa killarmi 1v1. Parte prima. Adesso non ha proprio nessun modo per killarmi. Oh sì, Queen, dove sei? Need eyes on
Cioè, vedete, il fatto che io possa raggiungere Quinn con questa facilità è il motivo per il quale Mocha Eddie funziona bene. Ottimo. Ora prendo una plate, ma sì. E c'è uno slow incredibile lo Strikebreaker. Sicuramente prima era più forte, non lo metto in dubbio. Cazzo, ma mi servono pochissimi soldi. So che qua sarebbe da andare back, però... Mena, Mena, che la killo, Mena, no, cazzo, pochissimo, l'avrei killata lì. L'avrei killata lì. Purtroppo aveva tutte le summoner, io ho griddato, però dico, cazzo, mi mancano 100 gold. Io però non so se voglio vendermi la corrupting. La ulti, non c'avevo abbastanza mana, mi sa. Avevo calcolato che WQ non avevo il mana per la ulti. Niente, tocca andare così purtroppo. Non posso. Evidentemente il mana... Vabbè, clickpatela, magari dopo imparo meglio su come avrei potuto gestirmela lì. Non ho il mana flow, ragazzi, ma secondo voi? Forse più che... È che io non sapevo quanto fosse per la sta Queen, ovviamente non lo è. Attenzione Mauri. Ecco. Nel dubbio. Diciamo che non potevo sapere che non sarebbe stata né smart né smart. Quindi di base mi sono messo queste rune qua. Va bene, almeno non sorrendano subito. E non è cosa da poco. Vediamo un po' se c'è una bella piantina da queste parti. Cioè comunque considerate che prima letteralmente ho fightato con 300 HP. Pensate che lei ha usato entrambe le summoner o no. Se io avessi avuto anche soltanto l'ignite avrei vinto un 1v1. Pensate già a quanto è forte il buon Maokai AD. Vedete, poi c'ha sto push che è fortissimo. Che di base i tank c'hanno danni alti nelle spell, no? E di conseguenza Maokai, essendo considerato un tank, c'ha dei danni sulla spell alti. 2.30 non sono così pochi, vedete sui minion che differenza fanno. Qua usare la spell per... Ah, proprio guardato, ok. Presa. What? Preso il minion. Ok. Calma che non c'ho il flash. Le radici di Maokai. Lente ma inesorabile. Ok. Ok. Ce l'ha anche cavata. Oh oh. Un po'. Ok, non mi vuole inseguire. 5-1. Buono. Buona a sapersi. Sa che faremo le scarpe armor, ragazzi, così. Ma ok, AP funziona, sì. Però non in lane così. È bello giocarlo support, magari in bot in combo con qualcuno. Tocca farmi le scarpe Arbor, perché c'hanno troppi red clicker e sto tizio qua è troppo avanti, quindi... Insomma.
Lo so che Mocha Happy Support è meta, però vi ricordo sempre chi lo giocava prima ancora che fosse vagamente considerato un champ AP. Come mai AD? Ma ok, top lo gioco sempre AD. Ma qua che frustata, ragazzi. Mannaggia, ho perso il carretto. Niente, Queen se n'è andata. Ah, ecco dove se n'è andata. Devo scappare? Ma al massimo faccio uno V2, ragazzi, ma che me frega. Ah, viece, viece! La shot. Sì. Direi proprio di sì. Ok. Oddio, la T1 non la posso prendere. No. Peccato, quasi però. In ritardo di un secondo e mezzo, due. Ok. Controlliamo se c'è un bel blue buff. C'è il bel blue buff. Qua lo smurf potrebbe essere lui. No, no. Guarda qua lo slow, guardate lo slow. Ma Fievic non ha più lo scattino. Pianta. E Bobby! Grazie dei soldi. Porca troia, devastante il Maokai AD, devastante, ma l'avete visto? Let's go. Anzi, fammi andare via. Infatti, immagino che non fosse il suo il blue buff, perché dico, cazzo, appena arrivato, impossibile che sia stato fatto in 2 secondi. Round 2? Ah, ecco. Dove va? Niente, tendenze suicida c'ha Queen. Va bene così. Oddio, ma mi serve questo? Sono tanti altri oggetti che potrebbero servire, ma non l'ho mai provato, quindi perché no, dai? Perché no? Sono ancora tante torri a tirare giù, quindi potrebbe far comodo l'Hullbreaker. Vabbè. Sempre che lo riesca a chiudere prima che si arrendi, no? Hai ragione. Hai ragione. Ma in realtà, a parte Queen, non sono messi così male i nemici. Guardate la nostra bot, abbiamo un ADC con una build molto fantasiosa, 2-4. Il nostro jungle è 3-3, quindi... E loro è 6-2, quindi è dura. Cioè, non penso rendino così facilmente. Io meno. Niente. Avete visto? Non è servito l'Hullbreaker. Ah sì, io sto attento. Grazie per avermelo detto. Farò attenzione mentre distruggo la loro base, tranquilli. Ma sono andati AFK?
Boh. Vabbè. Forse è vero, forse non faccio in tempo a chiudere l'Hull Breaker, ragazzi. Vabbè. Oh no, il circo massimo! Niente, non mi inseguono, peccato. Speravo nell'inseguimento. C'è nessuno. Le Iron Championship Series, penso che farò tornare dopo l'estate. Va bene. Ma la mia W? Cioè, sono intargettabile quando faccio W. Come ha fatto Quinn a spingermi durante la W? Vabbè, non facciamoci domande. In quanti hanno flashato? Ma penso più o meno tutti. Ma va bene così. Ciao Pietro. Quanto pesa LOL? Meno di 10 giga. Non lo so, onestamente, non me lo ricordo. Sapete com'è, quando avete 900 in download, non mi fate troppe domande. A quanto pare sì, giù. Però la cosa che mi fa strano della cancellazione da mia W, che io in W sono intargettabile, ma forse se lei ha cliccato prima, anche se divento poi intargettabile, comunque può hittarmi lo stesso. Forse può essere quello, semplicemente. Non lo so, diciamo, non è un'interazione che capita tutti i giorni, quindi... Quindi, insomma... Vai, pioggia di cromosomi. Eccola lì, perfetto. Quanti sono? Li killo. No, troppi scudi. Li killo, non si esce da giù. Già sono degli scudi questi. Peccato. Lux Morganti, ti scendono le palle. Scendono le palle, sì. Però vabbè. Almeno abbiamo l'Hull Breaker adesso. Vabbè, comunque, ragazzi, ci siamo in Iron, non è che la gente gioca a Zir. Ok, abbiamo sto cazzo di Hull Breaker, vediamo un po'. Cosa fa l'Hull Breaker? Praticamente è un oggetto da Bruiser, Split Pusher, che vabbè, ti dà AD, HP e Health Regen, che nel momento in cui non hai campioni alleati nei dintorni, e nei dintorni devo capire quanto, magari guardando sulla wiki per capire il range, tu guadagni 34 di Armor e Magic Resist, mentre che scala 34, adesso non è 34 in valore fisso, 34 di Armor e Magic Resist e fai il 20% in più di danni sulle torri, e in più il tuo minion cannone fa esso stesso più danni alle torri e guadagna. Ha disegnato il tuo range. Ah, giù, ok. Non so perché non lo vede. Ah, forse perché guardavo la minimappa e dicevo, perché la minimappa non lo vedo? Penso sia stato quello. Scusate, ragazzi, scusate. Ok, questo è il range. Però qua non ci sono torri. Dovrei andare bot, però bot ci sono gli alleati. Se ci sono gli alleati, non ricevo il buff. Se vado bot, vanno tutti bot gli alleati, sicuro. Attenzione.
Cos'è? Spara a rate? Attenzione. E vince la guerra di autoattacchi. Il bomba Okai. Un applauso. Zacchete, zacchete. Vediamo un po' il danno aumentato alle torri. Mamma mia, incredibile. Guardate che botte, che legnate. Armatura aumentata, mamma, è fortissimo. Fortissimo. Poi ok, non è proprio il top split pusher in assoluto. Non si immagina sui vari Fiora, Yorick, Trinda. E Trind dopo gli oggetti crit non sarebbe male con questo. Oh no, il circo è tornato! Il circo! Ratatara. Ah sì, pezzo di merda. E adesso? E adesso niente. C'è tutto il team, giustamente, e lui non muore. Però dai, Mauri ha sparato una Q. Ecco. Aiuto! Aiuto! Perché mi fido della gente che gioca Jace? Già sono disturbati il fatto che giocano Jace, quindi non capisco perché. Vabbè. Un trend sullo speed con 0 kill, 0 assist non lo fai da un po'. Hai ragione, Mauro. Ma il fatto che è un pick che è talmente dipendente dal team che... e dal champion che hai contro, si potrebbe rifare. Che devi beccare il game giusto, allora è bello. Minchia, con sto oggetto qua ci starebbe riproporlo, sai? Sì, Sterak, Titani. Sono tanti oggetti che andrebbero fatti. Si stava incazzando come una maiala. Grazie, Gellus, per il Prime. Benvenuto nella Phoenix Army, benvenuto. Che colpisce le torri anche in passiva. Sì, però è una cosa che andava molto di moda in Ting Sion. Adesso non so quanto sia ancora. Anche perché in Ting Sion c'è devi intare. Se becchi il nemico che fa schifo, a finire che lo kill non muori mai. E ti devi suicidare apposta. Quindi boh. Comunque abbiamo visto che Trundle fa disintegra molto le torri. Ah, qua ci stava Graves, ma non so se Graves ha voglia di misurarsi con me da solo. Ne dubito, infatti. Questi li prendo io, grazie. Ecco che scendono gli alleati. Andiamo a piazzare qualche ward qui, che insomma. Oh. Ma guarda un po' chi c'era lì. Ecco. Tuk. Ecco fatto. Allora, un V2 contro Morgana. Morgana è Morgana, ragazzi. Champion di merda. C'è un motivo per la quale la banno sempre, Morgana. Mi fa piacere che il verbo del ban Morgana stia espandendo, perché io vedo tutte le volte che la banno, il 50% delle volte anche il team nemico banna Morgana. Sono molto contento di questo. Bannate quel cazzo di champion. Le torri le cancello proprio, sì. Guardate, Morgana, ragazzi, inerme, impotente, tipo Berlusca con le ventenni, proprio non sa cosa fare. Ecco qua. Può solo che guardare. Grazie a questa W, Morgana, terrò conto. Oh no.
Boom. E poi ecco un'altra cosa, Maokai stacca il Conqueror velocissimo. Maokai stacca il Conqueror velocissimo. Che ingaggi W e hai una stack, autoattacco, un'altra stack. Ovviamente si parla di due stack alla volta. Poi fai la Q e poi un altro autoattacco. Che era stato resettato con la Q. Alla fine che c'hai il Conqueror lo stacchi istantaneamente. Questo è un altro motivo per il quale ci sta bene. Flash che fa danno. Chiaramente ucciso di flash, ragazzi. Ah sì? Vuoi combattere? Oh cazzo. Vabbè, troppa gente. 4000 gold. Bene, bene, così continua la build. La build del Maokai. Let's Dance ha senso? Ha sesso? Ha sesso comprarla? Boh, ma penso che adesso non faccia troppa differenza. Forse la Titanic, perché ho tanti HP. Ma sì, dai, tanto, che cazzo cambia. Titanic e passa la paura. Con quella vai sempre sul sicuro, ecco. Anche se la Rave non spero effettivamente. Forse sarebbe addirittura meglio. C'è Ability Ace, Tom di Vamp, mi refullerei, tanto di HP ne abbiamo tanti. Let's Dance non farei neanche se mi pagasse. Purtroppo fa veramente schifo, Moggetto. Cioè, 35% di... si staccano per 3 seconds. Champions League da Nord e... C'è anche questa cosa qua. Cioè, datele Omnivamp. Non datele che... a un certo punto... cioè, se prendi kill o assist, allora puoi ricevere parte di quello che... come si dice? Parte del... del sanguinamento che avevi in vita. Cioè, metti che c'hai Omnivamp e via. Come una volta che c'aveva... una volta c'aveva Lifesteal, quindi boh. Oh, cazzo. Cosa ha combinato sti clown? Boh, io la vedo così, ragazzi. Hey, Jace, cosa ti aspetti? Però intanto è quello che ha più kill del team. Sì? Mamma mia. Ma perché? Io non capisco cosa stiamo facendo gli alleati. Ma pingano noi perché stanno facendo il Drake. Cioè pinga noi, go cosa? 1v4 con Ezreal. Perché fare la sud del Drake? Yes man fee. Mamma mia, che pietà che fa sta gente. Ma stai zitto almeno, stai zitto. Scusa, mi hai fatto la cagata. Amen, stai zitto. Come ti permetti di dare fastidio a noi? Cioè, la scusa Emma su Iron non vale più nel momento in cui mi inizia a rompere i coglioni. Cazzo. Andiamo a fare questo. Finish, go finish. Siamo in minoranza numerica, go finish. Ecco qua. Go finish. No, ma finish, che vi devo dire? Broom! La prendo, la prendo! Easy. Ecco, l'utilità di Jace è stata darmi la moving speed in questo momento. Perfetto. Eh no, ragazzi, bisogna tirare giù tutto, ve l'ho già insegnato.
Tutta la base deve andare giù. Tutta. Se no non vale. Ah. Beh, grazie, hai voluto farti uccidere da me. Apprezzo. In base. Ottimo, bisogna platinare. Abbiamo platinato League of Legends, ragazzi. Mi ha distrutto tutta la base. Ok. Jace, ragazzi. Che ridere. Ecco, Jace è uno di quei champion che avrebbe bisogno di un rework, secondo me. Avrebbe bisogno di un rework. Che letteralmente tutto quello che fa è lanciare la palla. Se la hitta, fa la combo. Se non la hitta, non serve più a niente. Allora. Prossimo.